c'è un giorno in cui non ci alleniamo. Rinuncio all'allenamento quotidiano. Quotidiano fatto. Allenamento mattutino fatto. Io mi alleno tutti i giorni. Oggi ci siamo arrivati. Non saltiamo mai in allenamento. Siamo allenate contro la violenza. Sono allenata contro la violenza. Sono allenata contro la violenza. Mi alleno contro la violenza. Siamo allenati contro la violenza. Sono allenato contro la violenza. Siamo allenati contro la violenza. Siamo allenati contro la violenza. Allenati anche tu contro la violenza sulle donne. Campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne promossa da Regione Puglia. Bentrovati, passiamo alle notizie di oggi. Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La Presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, l'assessora Boferro Sabarone, il Presidente della Regione Puglia Michele Migliano e il Vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese insieme per ribadire il no alla violenza sulle donne. La violenza contro le donne ha tanti volti, riconoscerli è il primo passo verso il cambiamento. Per questa ragione il Consiglio regionale della Puglia, con la sua prima presidente donna, Loredana Capone, gli assessorati al welfare e allo sport per tutti e il presidente della giunta regionale Michele Emiliano, hanno voluto farsi promotori di una grande iniziativa corale per illustrare i progetti che nei prossimi mesi vedranno la Puglia protagonista di una sfida che punta a sensibilizzare sempre più le comunità pugliesi. Dalle iniziative culturali per promuovere la parità, finanziate dalla Presidenza del Consiglio regionale con il bando Futura, la Puglia per la parità, oltre 100 eventi dal Gargano a Salento, tra mostre e residenze artistiche, laboratori, convegni, spettacoli teatrali, musicali, di danza, percorsi educativi e formativi. Un intero anno per lasciarsi invadere dalla bellezza e da parole gentili come consapevolezza, rispetto, uguaglianza. Alla campagna social realizzata dalle alunne e gli alunni del liceo scientifico Einstein di Cerignola, vincitori del contest Pari Pari, Parità la vittoria più bella, lanciato dal Consiglio regionale nel novembre scorso e rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori pugliesi. L'obiettivo era incoraggiare studenti e studentesse a cimentarsi in ciò che riescono meglio, la comunicazione ai tempi di social, da TikTok e Instagram, realizzando un video contro la violenza di genere. 50 i video candidati, 44 scuole coinvolte per un totale di 467 studenti. Ha vinto Siamo Pari, Pari Pari, hanno scritto i ragazzi nella descrizione di accompagnamento. In Puglia ha un modo di dire, usato come per dire uno a uno, palla al centro. Il concetto che oggi vogliamo passare è quello che la violenza, il contrasto alla violenza e la prevenzione deve, come dire, superare qualsiasi confine. Sappiamo bene che lo sport ha la capacità di superare le barriere, i limiti, quindi questo tipo di eventi, questi eventi che faremo sui territori, ne abbiamo già 20 calendarizzati, in collaborazione con i centri antiviolenza dei territori, faranno sì che si potrà ancora di più diffondere un messaggio di assoluta rispetto, di educazione alla parità, di educazione alla stima, ma anche all'autostima, perché le donne per prime devono potersi amare, rispettarsi per essere poi rispettate. Quindi è anche tutto un concetto che chiaramente attraverso lo sport e gli atleti pugliesi, che ringrazio, potrà essere più facilmente diffuso e veicolato. Noi crediamo fortemente in questa collaborazione, certi che lo sport, come tante, come la musica, come le arti in generale, superando tutti i limiti potrà arrivare molto più a centrare il bersaglio. Quello che vogliamo ricordare sono le attività dei centri antiviolenza, sono 27 riconosciuti in tutta la Puglia, pubblici e privati, ma soprattutto il numero 1522, un numero attivo 24 ore su 24 tutti i giorni, in cui rispondono operatrici
e operatori formati, quindi adeguati alle esigenze, alle richieste di aiuto. Capite bene che spesso la maggior parte degli eventi sono all'interno delle case, quindi è molto complicato, cioè la gente c'ha vergogna, è imbarazzante anche denunciare il fidanzato piuttosto che il marito o talvolta anche il genitore, quindi è chiaro che bisogna superare alcuni gap, alcune anche retraggi, però il problema è culturale, il problema è di una cultura maschilista, in qualche modo patriarcale, che permette e fa sì che la donna possa essere considerata come un oggetto. Questo non è più accettabile, chiaramente come istituzioni tutti dobbiamo lavorare perché già dalla prima infanzia sia diffusa l'educazione alla parità, il senso di rispetto e anche l'autostima nelle donne. Troppi sono gli stereotipi di genere, troppo diffusa l'idea che la donna sia di proprietà di un uomo e quindi quando si ribella deve essere punita fino ad arrivare alla morte. Non si può consentire questa cosa, ma dobbiamo guardare la radice dei problemi, dobbiamo guardare gli stereotipi che ogni giorno governano la nostra vita. Queste sono cose da donna, queste sono cose da uomo e quindi all'uomo sempre i ruoli più importanti, quelli di comando, e allora se il comando non si risponde bene la donna deve soccombere. Questo stereotipo grave arriva fino al focolare domestico dove dovrebbe esserci maggiore tranquillità, invece no, lì c'è la maggior parte dei femminicidi, quindi non è una questione di una giornata, è una questione di tutti i giorni, perché tutti i giorni questa parità la dobbiamo vivere e dobbiamo vivere la pari dignità. Per questa ragione abbiamo voluto questo bando tra i ragazzi e le ragazze delle scuole, ma soprattutto per coinvolgere i ragazzi maschi, perché possano accorgersi, prendere consapevolezza di quanto sia bello il rispetto, di quanto si viva meglio se ci si rispetta, e poi le tante associazioni che si impegnano sul territorio. Due bandi che si concludono con tanti progetti che dureranno fino al 2023 e uno con una campagna di comunicazione fatta dai ragazzi per i social. Ha vinto una scuola di Cerignola, siamo orgogliosi di questo percorso, lo faremo insieme anche con laboratori di comunicazione con esperti. Avverto tutta la responsabilità di questo ruolo, perché non lo vivo per me, ma lo vivo perché sia da stimolo a tutte ad impegnarsi, anche ad avere fiducia nelle proprie capacità, a studiare sempre, ogni giorno della propria vita, per migliorare non solo la propria esistenza, ma soprattutto quella degli altri e delle altre donne. Ecco, questo è il senso dell'impegno, non c'è giorno che non la viva in questo modo. È chiaro che a me piacerebbe che le donne sia in comune, sia nelle province, sia nella regione, sia nel governo, fossero sempre di più, perché questo significa, ecco, pari pari, significa democrazia, anche perché portano evidentemente delle caratteristiche che gli uomini non hanno, quindi quella differenza che arricchisce, il valore aggiunto indispensabile. E amore, qual è il programma per stasera? No, scusami, ma stasera ho già un programma avviato. Ma sta cosa come che funziona? Amore, quindi ci sei stasera? No, amore, mi dispiace, abbiamo la solita serata tra ragazze. Miki, ci sei stasera per la partita di calcio? No, non posso, purtroppo ho lo stiramento. Ehi, ti sei fatta bella. Ti aspetto giù, dai. Siamo pari! Siamo pari! Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Arrivederci alla prossima edizione.